Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuovissima avventura. Oggi andremo alla diga del Gleno, che è una diga purtroppo ceduta nel 1923 ed è ricchissima di storia, e vi racconterò la sua storia e coglierò l'occasione per fare anche una riflessione insieme a tutti voi. Però prima di tutto facciamo il sentiero per arrivarci, e fra l'altro volevo avvisarvi che ho scoperto un paesino bellissimo da cui sono partito, che è Pianezza. Pianezza è bellissimo, è proprio un paesino proprio caratteristico di montagna. Bellissimo, quasi quasi ci compro una casa. Un pensierino in futuro ce lo farei, perché è molto molto carina. Detto ciò ragazzi, incominciamo a camminare e forse potrei anche non avere il fiatone oggi, non lo so. Questa è una scommessa che faccio sempre, poi dopo 20 minuti c'ho la lingua a terra, però vabbè vabbè, vediamo vediamo. Fra l'altro oggi fa un caldo pazzesco, sono già in termica, quindi sarà divertente sapere quanto caldo farà sopra, perché sono previsti 15 gradi che sono tantissimi. Ok ragazzi, sono partito da 2 secondi, ma già questo percorso mi ha conquistato. Guardate com'è bello, tutto bosco, bosco, tutto bello verde, cioè è caratteristico. Bello, bello, bello. E zigo zago. Continua a fare zig zag e un po' il fiatone lo sento. Dai, 5 minuti e si elimina. Via, via, via sto fiatone, su. Ragazzi, sono arrivato in questo posto carinissimo, dove volendo si possono fare tipo dei picnic, sedersi a mangiare, ma siamo soltanto a 15 minuti dall'inizio del percorso, quindi direi che non mi fermerò a mangiare e andrò avanti, e fra l'altro per di là, e niente, per ora è bellissimo, cioè proprio in mezzo al bosco, pini, tutto, è veramente bellissimo. Per essere una camminata che dura un'oretta e quindi è abbastanza semplice, me la sto godendo più di molte altre camminate. Ok ragazzi, ho trovato il posto per la notte. Guardate, un bellissimo buco dove infilarsi con il sacco a pelo. No scherzo, però la tentazione è alta, lo farei molto volentieri se avessi il sacco a pelo con me. Ok, ho detto 15 minuti, ma dire la verità ne ho fatti molti di più di minuti, perché vedo già la diga. È quella là, piccolina lì, eccola lì. E adesso si passa per tutte queste piccole conche che sono bellissime, cioè veramente belle. Ok, si vede finalmente la diga, molto bene direi. E adesso andiamo e la superiamo per vederla ancora meglio, vedere tutta la vallata. Ok, finalmente abbiamo superato la diga e la vediamo per bene, perché è lì, è bellissima. Io sto facendo 10.000 robe perché sto camminando, mangiando e parlando con voi. Però poi vi racconto la storia di questa diga nei minimi particolari. Idee. Mi sento un po' osservato. Vuoi qualcosa? Anche. Ok ragazzi, ho pranzato, ho fatto tutto e anche quasi un mezzo pisolino, quindi meglio di così cosa volevo. Tra l'altro sono andato fino a quella casettina là
veramente bello perché si vede tutta la diga, si vede, ed è molto rilassante perché c'è proprio il sole e non arriva neanche un filo di vento, quindi molto rilassante. E adesso vi racconterò per bene la storia di questa diga e del perché è a metà, praticamente è distrutta al centro. Ok ragazzi, la storia è questa: viene costruita tra il 1916 e il 1923 ed è una diga lunga 260 metri a 1500 metri d'altezza ed è stata progettata proprio per contenere 6 milioni di metri cubi di acqua. Ragazzi, è veramente tanta tanta acqua. E soprattutto era la prima diga in assoluto ad avere uno stile misto tra gravità e uno stile ad archi multipli, che per quanto ne ho capito io, uno sfrutta il peso dell'acqua, l'altro sfrutta la robustezza degli archi che costruiscono la diga. Però non ne so altro, quindi non fatemi altre domande. viene inaugurata nel 1923. Ad ottobre del 1923, in seguito a tantissima pioggia che cade in quei giorni, purtroppo la diga si riempì totalmente, e dico purtroppo perché il primo dicembre 1923, in seguito proprio alla tutta l'acqua che vi era dentro, cedette alle 7:15 di mattina, creando un'onda di fango e acqua, quindi 6 milioni di metri cubi di acqua e fango che caddero a valle verso il lago d'Iseo, travolgendo paesini e soprattutto causando 356 morti purtroppo. Veramente una storia agghiacciante, e si scoprì che era dovuto principalmente al fatto di aver utilizzato materiali scadenti per la costruzione della diga stessa. Questo evento a me ha fatto riflettere di quanto la nostra vita possa essere fragile, di quanto la natura possa prendere il sopravvento, ed è per questo che bisognerebbe vivere una vita piena di esperienze, di avventure, per fare in modo che sia ricca di emozioni e soddisfazioni. Ho voluto condividere questo pensiero e questa storia con voi proprio per fare in modo che possa spronare un po' tutti a realizzare le proprie avventure e le proprie esperienze. Bene ragazzi, detto ciò, io mi rincammino e ritorno verso casa, verso la macchina prima di tutto e poi verso casa, e ci vediamo alla prossima avventura e al prossimo video, e io vi mando un saluto e buona montagna a tutti. Ciao ragazzi!